Ciao amiche e soprattutto amici, oggi parliamo di prova costume al maschile. Ma scusa, i maschi mica hanno problemi con la prova costume, no? Tu dici? Io penso di sì. Sempre più uomini sono attenti al loro stile e vogliono sentirsi bene e apparire cool anche in spiaggia. Nessuno vuole diventare lo zimbello degli amici su Instagram o Facebook, neanche voi, vero? O peggio, essere quelli che nessuno nota nelle foto di gruppo. E poi, per una bella cotta estiva, ci vuole un look da spiaggia impeccabile, no? Come dici? Certo che ti posso aiutare con la prova costume, dai! Allora, prima di parlare di colori e stili, parliamo di lunghezza del costume e delle gambe. La regola generale è che i boxer da mare dovrebbero arrivare a metà coscia, ma ci sono anche delle varianti. Vediamole insieme. Per gli amici alti, con un fisico atletico e gambe perfette, il costume può anche non servire. No, scherzavo. Per voi la scelta dipende dallo stile che preferite di solito al di là della spiaggia. Se siete solitamente casual e sportivi, potete scegliere un costume da surfista che arriva fino alle ginocchia, oppure un pantaloncino a mezza gamba se siete più stilosi. Meglio evitare i boxer corti o attillati, a meno che le gambe non siano il vostro pezzo forte. Boxer lunghi anche per chi è alto, ma con le gambe molto magre. Invece siete di corporatura media? Scegliete una lunghezza media, più o meno corta va bene, ma sempre sopra il ginocchio. Siete come il vino buono e state nella botte piccola? Proibiti i boxer fino al ginocchio e concessi quelli corti e anche gli slip, a patto che il fisico sia da urlo o almeno un po' adatto. Se siete tra i tanti che hanno un po' di pancetta, non preoccupatevi, fate così. Andate subito a vedere i miei video sui lardominali e poi mettete un pantaloncino nero, scuro o con una stampa a disegni piccoli e andate in spiaggia tranquilli. Per tutti, attenzione ai boxer corti e scampanati, larghi, stile anni 70. Verificate che la retina sia a misura d'uomo, altrimenti metteteci sotto un bello slip. Meglio evitare figuracce con la famigliola dell'ombrellone accanto. Per i colori? Ho fatto una ricerca sulle riviste più autorevoli sugli stili e i colori di quest'anno e i vincitori sono questi. Ma prima, se questo argomento vi diverte, mettete un bel mi piace a questo video. Lo sapete, tanti mi piace, tanti nuovi video. Iniziamo dallo stile. Quest'anno il premio Tendenza lo vince la mimetica. Per avere un tocco personale scegliete il taglio in base alle regole di prima, con qualche tocco fluo, accessori o variazioni sul tema, come per esempio una bella mimetica color khaki. In voga anche le righe, sempre classiche, ma quest'anno in versione moderna, con strani mix di schemi e direzioni. Ricordate però che le righe orizzontali allargano. Buone notizie per gli amanti dello stile hawaiano. Anche i motivi floreali sono trendy, sempre in versione creativa rispetto ai classici. Un trucco importante: scegliete una lunghezza un po' più corta del solito, altrimenti il costume floreale si prenderà tutto il palcoscenico. E per finire, due parole sulla tinta unita e il segreto da non perdere per la scelta dei colori. Ma intanto iscrivetevi al canale per seguire tutti i miei video e tenervi in forma, come Francesco che mi ha scritto che con i miei consigli, senza accorgersene, in 2 mesi ha perso 5 kg. Ciao Francesco, continua così, bravissimo. E anche per voi iscriversi è facile, basta un click. Così, e attivate la campanella delle notifiche. Allora, dicevo, i costumi a tinta unita vanno bene per tutti e soprattutto per gli amici più
alti, muscolosi e ben piazzati. Per i colori la regola è questa: il costume deve creare un contrasto con il colore della pelle. Nessuno vuole diventare un fantasmino, vero? O ancora peggio, un peperone tutto rosso. Quindi, se vi abbronzate facilmente, scegliete un costume con colori allegri o chiari, bianco, azzurro, verde chiaro, anche rosso in stile Baywatch. Se invece rimanete più bianchi o biscottate, scegliete colori più freddi e scuri, come blu, verde scuro, cobalto. Se proprio vi piacciono le fantasie, in ogni caso scegliete qualcosa di equilibrato, non troppo vistoso, meno che mai tutto fluo. Bene, io vi ho detto tutto. Condividete questo video e aiutate i vostri amici a essere trendy come voi in spiaggia. E per voi amiche, se andate a fare shopping con il partner o con gli amici, fategli prima vedere questo video, che non si facciano venire idee strane, tipo mettersi dei tanga che non sono eleganti per nessuno. E io vi aspetto al prossimo video, naturalmente. Ciao!